Solo normale dialettica, ci tengono a precisare, ma una contrapposizione così nei 5 Stelle irpini non si era mai vista. I diretti interessati ne rifiutano la rappresentazione mediatica, ma di fatto da un lato ci sono i deputati Gubitosa e il sottosegretario Sibilia, dall'altro i meetup che nel fine settimana hanno organizzato i loro stati generali, dove, un po' a sorpresa, si sono presentati l'onorevole Maria Pallini e il senatore Ugo Grassi, e ciò nonostante la presa di distanze e gli anatemi piovuti dai vertici. Oggetto della contesa sono alcuni dossier caldi, la Lioni-Grotta Minarda, ad esempio, ma soprattutto le amministrative del comune capoluogo, dove ci sono almeno due fazioni che vorrebbero correre sotto il simbolo dei 5 Stelle, cosa non consentita dal loro statuto interno. Gubitosa getta acqua sul fuoco, la Lioni-Grotta Minarda si farà e il candidato sindaco del movimento verrà scelto dai cittadini. Non c'è nessuna agitazione, nel senso che io mi sono contento di tutte queste persone che vogliono partecipare a questa campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con il logo del Movimento 5 Stelle. Significa che c'è partecipazione e che le persone si rispecchiano nel pensiero del Movimento. Mi sarei preoccupato invece del contrario, se nessuno voleva candidarsi col Movimento 5 Stelle. Per quel che riguarda me, io sono contento di come stanno andando le cose e per me sceglieranno i cittadini. Qualunque sia il nome che uscirà dalla piattaforma Rousseau dopo il voto dei cittadini, io ovviamente farò campagna attiva affinché il Movimento 5 Stelle possa rivincere le amministrative al Comune di Avellino. La divisione interna ai 5 Stelle è andata plasticamente in scena nel fine settimana con gli stati generali convocati dai meetup, la base dei grillini. All'assemblea si è giunti dopo un botta e risposta con i vertici irpini che prima hanno preso le distanze, poi hanno puntualizzato sull'uso del simbolo, ventilando anche l'ipotesi di provvedimenti disciplinari ed espulsioni. Maria Pallini è netta: siamo venuti qui perché invitati. Ad Avellino non esistono vertici e tutti gli eletti possono usare il simbolo. Il Movimento 5 Stelle non ha vertici, ha un solo capo politico e noi parlamentari, ciascuno di noi ha la possibilità di utilizzare il simbolo perché è deputato del Movimento 5 Stelle. Ribadisco, ad Avellino non c'è nessun vertice, siamo cinque parlamentari e cinque parlamentari che possono decidere liberamente utilizzando il simbolo del Movimento 5 Stelle. Tra gli argomenti divisivi all'interno del movimento c'è la Lioni-Grotta Minarda. Più aperto al dialogo rispetto ai suoi colleghi si mostra il senatore Ugo Grassi, disponibile al confronto con le parti sociali nella convinzione che l'opera va ultimata. Si è preso tempo, questo sicuramente. In questo momento, anche alla luce del nuovo provvedimento che pare in fase di elaborazione, tutte le ipotesi sono sul tappeto. Noi in questo momento possiamo dire con assoluta certezza che l'opera va completata, su questo non c'è dubbio. Va completata molto rapidamente perché bisogna dare una risposta anche e soprattutto direi in questo momento ai lavoratori che si trovano con il loro posto di lavoro a rischio. Questa è un'urgenza immediata. Poi di non minore urgenza è la risposta da dare al territorio.